Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Oggi parliamo di De Laurentiis che è indagato per falso in bilancio. Ragazzi, una cosa che noi juventini dicevamo ormai da più di 6 mesi, e tutti i napoletani anti-juventini ci davano contro, dicendo siete solo voi che rubate, di qua di là. E invece è stato indagato per falso in bilancio per il caso Osimhen. Ok ragazzi, però prima di partire vorrei che questo video lo condividiate il più possibile. Mettete tanti like, commentate, condividete, iscrivetevi, vi fate iscrivere perché ragazzi questo qui è un video molto ma molto ma molto importante ragazzi sul caso Osimhen perché è una cosa che noi juventini dicevamo, ripeto, da più di 6 mesi e invece ecco qua ragazzi. Allora, sembra che il video non salti. De Laurentiis indagato per falso in bilancio, operazione Osimhen nel mirino. Il presidente del Napoli è stato iscritto al registro degli indagati per le presunte plusvalenze fittizie intorno all'acquisto della punta nigeriana. Ragazzi, questa è una cosa molto diversa dalla cosa di come la Juventus è stata accusata e poi penalizzata. Questa è una cosa molto diversa, ragazzi. Presidente De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato iscritto al registro degli indagati per accuse false in bilancio. Eccolo qua, ragazzi. Allora, si tratta di un atto dovuto, si dice sempre così, dopo la trasmissione degli atti da parte dei PM partenopei. Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese il Lille. L'operazione fu conclusa nell'estate di 3 anni fa e risultò la più onerosa della storia del Napoli. Osimhen arrivò per 71 milioni di euro, dei quali 50 dilazionati negli anni e il resto attraverso i cartellini di quattro giocatori. Ragazzi, questo qui è importante: ex partenopei, ovvero il portiere Karnesis, ritiratosi l'anno scorso, Liguori, Manzi e Palmieri, che venivano dal settore giovanile del Napoli. Non so perché qua la pagina salta sempre. Poi, scusate un attimo, ma qui la pagina mi salta e mi va da una cosa all'altra, e io riapro da qua. Allora, sono delle pagine che ogni 8 secondi cambiano articolo e quindi chiedo scusa ragazzi. Il computer ogni tanto fa delle bizze. Quindi ragazzi, parliamo sempre di Osimhen, il caso Osimhen. Eccolo qua finalmente ragazzi, eccolo qua. Allora, poi dice non solo Osimhen, alcune operazioni passate effettuate in uscita dal Napoli sono risultate quantomeno sospette, come quella del brasiliano Carlo Vinicius, che io ne parlai nel video di quest'estate, che nel 18 è stato acquistato dai partenopei da un club portoghese di seconda divisione, per poi essere ceduto l'anno dopo, senza aver mai esordito in Serie A, al Benfica per una somma, ragazzi, pari a 17 milioni di euro. Se i casi della Juventus erano quantomeno per i PM di Torino, che poi loro non potevano indagare, quantomeno sospette. Ragazzi, questo giocatore qua non ha mai giocato in Serie A, 17 milioni. Ma ritorniamo a Osimhen. Sul caso legato all'acquisto della punta nigeriana si era espresso anche il New York Times, dichiarando: lo scambio in esame ha permesso al club di ridurre alcuni costi associati all'acquisto di Osimhen, uno degli arrivi più costosi nella storia del club. Cedendo i quattro giocatori minori al Lille e inserendo nell'affare Osimhen, il Napoli è stato in grado di mostrare i 20 milioni di euro come un guadagno di milioni sui suoi libri contabili, una pratica nota come plusvalenza. Quindi, se problemi con la Juventus plusvalenza, deve essere indagata anche qua e accusata per plusvalenza. Che nelle ultime stagioni, ragazzi, io qua do di matto se la pagina si cambia sempre. Allora, che nelle ultime stagioni è diventato comune nelle trattative di trasferimento. Secca fu la risposta di De Laurentiis, contattato dalla stessa testata giornalistica: non sono preoccupato perché sono un guerriero. Frase senza senso proprio ragazzi, frase senza senso, senza senso ragazzi. Allora ragazzi, vediamo ora cosa faranno le testate, cosa faranno i PM, visto che è stato indagato per falso in bilancio. La mia paura, ragazzi, l'unica mia paura, ragazzi, è che venga indagato anche Giuntoli.
Perché guarda caso, tutto questo è venuto. La Juventus è stata indagata in un giorno, accusata e tutto quanto. Il Napoli dal 2020, adesso sono passati 3 anni. Comunque diciamo che da gennaio, quando è stata accusata, poi prosciolta, e devono passare minimo 6 mesi, perché questi sono i tempi della giustizia, capito? Però la Juventus è stata subito accusata, indagata, accusata e penalizzata. E invece il Napoli, guarda caso, il Napoli, sono passati 6 mesi, hanno fatto vincere lo scudetto, hanno fatto prendere il nuovo allenatore, hanno fatto vendere Giuntoli, e adesso viene indagato De Laurentiis. La mia paura, ricordo, la mia paura, ragazzi, è che poi adesso venga indagato anche Giuntoli, ok? E che se poi viene accusato, viene mostrato questo falso bilancio del Napoli, abbia anche Giuntoli una penalizzazione. E questo ormai è ora che facciamo basta, ragazzi, eh? Poi, ora la decisione dei PM, della Procura, di procedere con l'iscrizione nel registro degli indagati di De Laurentiis. Il Napoli, infatti, è stato giudicato un atto dovuto che non dovrebbe portare, salvo novità che potranno emergere dalle indagini, a novità dal punto di vista della giustizia sportiva. Il Napoli, infatti, è stato giudicato e assolto dalla Procura federale nella primavera del 2022. Ma questo, ragazzi, non c'entra niente, perché poi il Lille si è fatto avanti perché c'era qualcosa di sospetto. Perché questa è una nuova dirigenza del Lille, qualcosa di sospetto con la vecchia dirigenza e il Napoli, ragazzi. Quindi, ragazzi, noi dobbiamo soltanto essere attendere. Già, ragazzi, è tanto che è stato iscritto nel registro di indagati per falso in bilancio. Poi tu guarda caso, una notizia che se ne parlava da mesi, gli hanno prima fatto vincere lo scudetto, perché non fai vincere lo scudetto, succede il casino, il macello. Adesso è stato indagato, vedremo se succederà qualcosa. Perché se la giustizia vuole essere qualcosa di veritiera, essere creduta, deve andare avanti e indagare quantomeno e fare perlomeno il processo. Se invece si risolve in un nulla di fatto, ragazzi, allora si capisce che tutta la giustizia sportiva è contro la Juventus. E solo la Juventus deve pagare, perché se la Juventus è stata accusata per la slealtà sportiva, ok? Per le plusvalenze, poi il falso bilancio, è stata assolta quando ha fatto il processo Agnelli. Quindi Juventus non ha fatto falso bilancio, i PM di Torino non potevano indagare, però la Juventus è stata accusata, penalizzata. Adesso vediamo se, io ripeto, vediamo se il Napoli sarà salvo, oppure se la giustizia sportiva fa il suo dovere e perlomeno condanni De Laurentiis e il Napoli qualche punto di penalità in classifica. Allora lì posso riprendere e iniziare a credere un po' nella giustizia sportiva. Se no, ragazzi, sarà sempre la solita storia. Juventus l'unica a pagare per gli altri e le altre squadre tutte salve. Ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questo video, qual è il vostro pensiero su questo caso Osimhen. Mettete like, commentate, condividete e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.